prima abbiamo aumentato le misure, adesso invece le compattiamo. Parliamo della nuova 108, l'altra auto di cui abbiamo parlato anche nell'introduzione e che raccoglie un'eredità molto importante per il marchio di Peugeot. È vero, è vero. Anzitutto 3,47 m, per cui in effetti la compattezza è una delle grandi chiavi del successo di 108. La vettura compatta rinnoviamo totalmente e sostituisce la vettura 107, quindi c'è una crescita del numero e oltre a questo è cambiato veramente tutto. Un progetto completamente nuovo, un progetto che si basa anzitutto sulla tecnologia. La tecnologia nel fare la vettura e la tecnologia a bordo, penso che tutto è pensato per supportare al meglio l'utilizzo della vettura e soprattutto l'utilizzo cittadino, che è l'utilizzo principale per questo genere di vetture. E quindi abbiamo ad esempio la possibilità di aprire e chiudere la vettura, metterla in moto senza la chiave direttamente, oppure abbiamo la radar retromarcia o la telecamera per vedere dove si sta andando nella retromarcia, quindi aiutare e supportare nel posteggio. E poi ovviamente è estremamente importante il mirror screen. È un grande schermo touchscreen che c'è all'interno e si può connettere il proprio smartphone e far sì che diventi veramente uno specchio del proprio smartphone, quindi riportare su questo schermo della vettura tutto quello che sono le attività, le utenze, le app che si hanno sul telefono. Quindi pensiamo ovviamente telefono, ovviamente rubrica, musica, fotografie, la navigazione ad esempio, tutto è sostanzialmente già presente sul nostro telefono, lo dobbiamo solo connettere e riportarlo lì. Quindi per noi è un progetto estremamente importante, che poi esprime anche la possibilità, la volontà e la voglia di potersi personalizzare e costruire la propria vettura. La personalizzazione è una delle vere chiavi diciamo della personalità di 108, perché si può scegliere tra 8 colori differenti, si può scegliere tra 3 e 5 porte, si può scegliere berlina o cabriolet e a questo si può anche aggiungere la possibilità di scegliere tra 7 tipi diciamo di adesivi per la carrozzeria differenti che ti permettono veramente alla fine di crearti la tua vettura unica. Per cui per noi questo è un momento estremamente importante come Peugeot, perché rinnoviamo completamente la nostra gamma, l'abbiamo fatto con 208, 2008, 308, 308 SV, oggi rinnoviamo anche il segmento A, nuova 108, per avere sostanzialmente una gamma che è estremamente giovane, perché ha un'età media che è di poco superiore ai 2 anni e mezzo, 3 anni, per cui veramente una gamma giovanissima, un forte investimento sui nuovi prodotti e uno sguardo verso il futuro. E chiudiamo con ciò che troviamo anche in questo caso sotto al cofano. I motori della 108 sono i motori 1000 3 cilindri da 68 cavalli, lo si può avere poi anche con lo stop and start ed eventualmente anche col cambio robotizzato. E poi il nuovissimo motore 1200 3 cilindri da 82 cavalli. Tutto è pensato per poter sfruttare al meglio la vettura nei percorsi cittadini e extracittadini e per poter inquinare e consumare sempre il meno possibile. Disponibilità e prezzi? La disponibilità a partire da giugno e sui prezzi non abbiamo ancora il prezzo definitivo, ci stiamo lavorando aspettando il lancio di giugno.